Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui su Siberia. L'altra volta avevo fatto un piccolo giro esplorativo, scusate che stavo attivando il timer, perché sennò quando poi inizio a giocare a sto videogame vado avanti di filata, insomma, senza rendermi conto. E niente, quindi dobbiamo capire un po' com'è fatta questa università, perché non l'abbiamo girata per niente, quindi andiamo da sta parte, vediamo un po'. Prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, qualora ancora non l'aveste fatto, dato che noto che la maggior parte di quelli che guardano i video purtroppo non sono iscritti, ed è veramente un gran peccato. Quindi fatevi sotto con le iscrizioni, mi raccomando che Mi tanto a voi scusi? non costa nulla, ma per Signore, me mi scusi, fa mi veramente la scusi. differenza. Sì, cosa c'è? Non sono Questa... Mi scusi, sordo. mi scusi. Mi spiace molto disturbarla mentre lavora. Quel giovane mammut primigenius ha appena 40.000 anni. Non è fantastico, signorina? Ma sì, se lo dice Stupendo. lei. Se lo dico io, cosa? Non lo so. Lei non lo sa. Lei non lo sa. Cosa posso fare per lei, cara ragazza? Dialogo proprio da A premi dirle Nobel. la verità, io non so molto dei mammut e non sono qui per studiare. In effetti sono avvocato. Nessuno è perfetto, eppure lo studio del Così. Pleistocene è appassionante. Bah, Non lo metto so in dici tu. dubbio, ma temo che al momento questa missione assorba tutto il mio tempo. Magari un'altra volta. È quello che dicono tutti. Insomma, nel caso in cui mi presento, Cornelius Pons, professore onorario e professore incaricato dell'Università di Barrockstadt. Ho anche l'onore di essere il direttore della facoltà di zoopaleontologia dell'università. Kate Walker, molto lieta. Ah, diglielo che fai l'avvocato, insomma, non dici Non era niente. mia intenzione fermarmi Cioè, qui, gliel'ha ma detto devo all'inizio. ammetterlo, è un edificio davvero imponente. Così tanto sapere, così tanta conoscenza, cultura, intelligenza, materia grigia. Io che le parlo sono arrivato qui per fare i miei studi e non me ne sono più andato. A dire il vero, io sono qui perché i rettori di questa università mi hanno convocata. Oh, capisco. Probabilmente non ha compilato bene la domanda per l'iscrizione al corso. No, no, non sono qui per studiare. Ho avuto l'incarico di sistemare una faccenda di eredità e sono qui per trovare il presunto erede. E lei spera di trovarlo qui? Appunto, non lo so. A causa di un guasto il mio treno si è fermato entrando alla stazione di Barrockstadt. E allora, mia cara, approfitti di questa opportunità per assistere a una delle mie lezioni. Per Con esempio, piacere. lei sa che cosa sono i proboscidati? I proboché? Vede? Deve assolutamente rinfrescare le sue conoscenze. Ok. Mi Aiuto. sento un po' sola e sperduta. Avrei davvero bisogno del suo aiuto. Oh, mia cara ragazza, cade molto male. Devo assolutamente finire di preparare la mia lezione pomeridiana. Va bene, Una scusa. lezione sui mammut? Sì e no, più generico. Si tratta della loro migrazione. Mi scusi, ho bisogno di concentrarmi. Perdonami. A Hans. dirle la verità, sto cercando il signor Hans Vorarlberg. È l'unico erede di una fabbrica singolare e lo studio legale per cui lavoro deve negoziarne l'acquisizione. Il signor Vorarlberg ora dovrebbe vivere in Siberia. Quando il treno potrà partire, dovrò proseguire il mio viaggio verso est. Ma lui che gliene frega? Ah, la Siberia! La Siberia! Beh, come ha detto? Detto cosa? Il nome che ha appena citato. La persona che lei sta cercando. Hans Vorarlberg. Vorarlberg, Hans Vorarlberg, lo conosce? Hans Vorarlberg. Ah, come dimenticarlo? Così sorprendente, così pieno di inventiva, così. È stata la nostra comune passione per i mammut ad avvicinarci. Diversamente, lo confesso, mai e poi mai mi sarei interessata a quel ritardato mentale, introverso e senza Poverino. età. In quegli anni eravamo entrambi studenti, veramente non è proprio così. Hans seguiva solo i corsi di paleontologia. Un'autorizzazione eccezionale, visto che non possedeva i titoli di studio necessari. In cambio, Hans faceva dei lavoretti per l'università. Il suo Hans Vorarlberg assomiglia molto a quello che cerco io. Mi permetta di dubitarne, ragazza mia. Hans era al di sopra di qualsiasi preoccupazione materiale e concreta. Preoccuparsi per una fabbrica, si figuri. Mi racconti ancora di lui, per favore. È sempre stato un enigma. Parlava poco e sembrava non afferrare esattamente il senso di quel che gli veniva detto. Si esprimeva solo attraverso le sue incredibili creazioni meccaniche. Invenzioni, devo ammetterlo, che in gran parte sono state molto apprezzate dall'università. Però
Le poche volte in cui scambiavamo qualche frase era a proposito del suo bizzarro interesse per i mammut e anche a proposito di quella bambola. Quella famosa bambola. Una bambola, ha detto? Sì, ritornava spesso nei suoi discorsi. Un giorno Hansen me l'ha descritta, una specie di giocattolo. Un mammut cavalcato dal suo cornac. Sembra che l'avesse scoperta in una grotta non lontano da casa sua, a quanto pare in circostanze drammatiche. Il suo racconto era confuso, tuttavia risvegliò in me un grande interesse. Cioè? Per quanto ne so, solo gli Yukol, una tribù che vive nelle regioni più remote della Siberia, confezionano delle figurine di mammut cavalcati da un cornac. Per loro sono oggetti sacri e raffigurano una delle loro leggende principali. Ma come quella bambola possa essere arrivata dal lontano nord siberiano in una grotta delle Alpi francesi, oggi per me rimane ancora un mistero. Effettivamente, un po' strano. Darsi che Hans Vorarlberg le abbia raccontato delle frottole. Lei dice che non sembrava godere di tutte le facoltà mentali. No, è impossibile. Hans non avrebbe potuto inventarsi questa storia. Mi ha descritto la bambola sacra della leggenda di Siberia nei minimi particolari. Una chimera che tutti i paleontologi del mondo cercano di raggiungere. Allora poi dopo gliela porto. Vediamo un Arrivare po'. Arrivare a Barokstad toglie il fiato. Non ho mai visto una stazione tanto bella. È arrivata in treno? Sì, con una locomotiva meccanica la cui molla si distende regolarmente. Quindi lei è la conduttrice del treno? Le ragazze moderne sono sorprendenti. No, è un automa che conduce. Ma questi ce l'hanno con le donne. Scusi, ma dubito che questa storia sia facile da credere. Una locomotiva a molle condotta da un automa. Molto tempo fa ho conosciuto un uomo che sarebbe stato capace di progettare un treno come quello. Per esempio, è lui che ha costruito il chiosco per la musica sulla Piazza Grande. Per elaborare congegni come quello era incredibile, veramente geniale. Ma per il resto è strano, era come un bambino. Beh, la sua evoluzione mentale e fisica sembrava essersi definitivamente fermata all'età di 10 anni. Capisce cosa intendo? Ah sì, credo di capire. Perlomeno sto cominciando. Uccello. Il mio treno si è fermato in una voliera a dir poco bizzarra. Ci sono un sacco di uccelli lì dentro. Sebbene l'ornitologia non sia il mio settore di specializzazione, devo ammettere che l'università è molto orgogliosa della stazione. È stata progettata ovviamente per accogliere gli studenti, ma anche per dare rifugio agli uccelli provenienti da tutto il mondo. Sembra che molte specie rare vi abbiano trovato l'ambiente adatto per riprodursi. Ah sì? Quali, per esempio? Mi hanno parlato di un tipo di uccello dalle abitudini molto particolari. Vediamo un po'. Il cuculo della Merzon, ecco! Cuculo della Merzon. Non mi ricordo più che cosa aveva di particolare, solo che era un uccello strano. La Merzon? Dov'è la Merzon? Che cos'è la Merzon? Mi dispiace molto, ragazza mia, ma sfortunatamente non posso sapere tutto. La specializzazione è la chiave del vero sapere. Vada a controllare nella nostra biblioteca. Molte grazie. Ok. Devo andare, spero di magari non ci vado dopo in biblioteca. Troppo. Come dice? Ma niente affatto. Ok, andiamo fuori. Dobbiamo un attimo esplorare anche la stazione perché non l'avevo guardata del tutto. E come sempre, ragazzi, vi invito ad iscrivervi oltre al canale, insomma, quindi ve lo ricordo sempre, mi raccomando, a seguirci su tutti i nostri social, di cui che succede? Ve lo dico dopo. Pronto? Allora, ha trovato il nostro erede? Ah, ciao, è lei, signor Marson. Buongiorno, sta bene? Starò bene quando questo affare sarà concluso e i documenti di vendita firmati. Dov'è lei? Sono a Barokstad. Farò cosa? Ma cosa ci fa là? È un'università fantastica. A quanto pare Hans Vorarlberg è stato qui anni fa. E allora, se non c'è più, è inutile che lei resti là, Kate. Lo so, ma ho buoni motivi per credere che questo Hans Vorarlberg sia ancora vivo. Per adesso ho bisogno di raccogliere ulteriori informazioni da alcune persone che lo hanno conosciuto. Qual è la prossima tappa? Non lo so esattamente.
Kate, lei non sa granché. Le chiedo solo un po' di tempo, signor Marson. Bene, mi tenga informato. Va bene. Quindi dicevo, oltre ad iscrivervi al canale, raggiungeteci anche su tutti gli altri nostri social linkati. Se siete appassionati di Resident Evil troverete ovviamente il link al nostro gruppo Telegram. E se voleste invece rimanere aggiornati su quando sarà pronta la traduzione di Midsurna Falls, non avete che da seguirci, insomma, o da aspettare che porterò il gameplay qui sul canale. Andiamo a vedere da sta parte che c'è. Perché insomma, è stato tradotto. Questa cosa serve? È stato tradotto in inglese e in spagnolo poco tempo fa, però ovviamente, insomma, volevo giocarci sia io in italiano che altre persone, quindi no, qui è chiuso, non possiamo andare. Che altre persone, quindi abbiamo deciso di tradurlo in italiano. Per coloro i quali non lo conoscessero, non si tratta altro che di un gioco ispirato, largamente ispirato alla serie TV di Twin Peaks. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuta, non avete che da seguire tutti gli aggiornamenti su questo progetto che stiamo portando avanti. Non so dove sto andando, eh. Ah, ok. Me lo ricordo, sì. Questa barca la useremo per trainare il treno. Tremo. Ehi, voi della barca! Ehi! Ma sono davanti a te, che urli! Carina mademoiselle! Mio marito ha detto buongiorno, piccola signora. Ci vuoi parlare? Sì. Mi chiamo Kate Walker, sono avvocato e sono anche la responsabile di questo treno. Per me è una situazione del tutto nuova. Avvocato, buon lavoro! Guadagnare molti soldi. Effettivamente. Molti? Si fa presto a dire molti, ma non posso lamentarmi, c'è di peggio. Avvocati sempre chiedere molti soldi. Cambiamo argomento, non ho nessuna voglia di mettermi a discutere. Missione. Ho parlato con i rettori dell'università. Vogliono che io sposti subito la locomotiva dalla loro stazione. Certo che sono curiosi. Come si fa a spostare un treno che non può più funzionare? Voi lo sapete? Noi niente conoscere treni. Tu sbrigare da sola. Ok. Che gentili. Sono davvero commossa. Ok. Ho un piccolo problema con il mio treno. Diciamo che è rotto. Però devo assolutamente uscire dalla stazione. Potreste tirarlo verso il muro usando la vostra chiatta? Chiuse no aperte, chiatta bloccata. Ma se le chiuse fossero aperte, accettereste di rimorchiare il mio treno? Perché no? Ma di nero Vordasberg. Questo no, parla tutte possibile. Le lingue. È possibile. Mio marito dice noi aiutare te se tu dai soldi. Ah, e quanto volete? 50. Ah, ma vuole 150 dollari. Ah, sembra 50.000. 150 dollari? Io non li ho. Che non sono no neanche soldi, pochi 150. No chiatta. Vi propongo 75. Ma noi siamo senza una lira, cioè. No, 125. Dai, 100. No, 100 dollari, non un soldo di più. E ci sto anche rimettendo. Corretto. Tu avere chiatta per 100 dollari. Perfetto, non muovetevi da lì, torno subito con i soldi. Mio figlio poteva morire. Ne avrete visti di paesi. Conoscete New York? Noi non capire. Okay. Sto cercando uno strano tipo che dovrebbe vivere in Siberia. Figuratevi, in Siberia. Sicuramente voi ci siete già stati. Lei vorrebbe accompagnare in Siberia? Siberia? No, troppo freddo. Chiatta non rompere ghiacci. Beh, effettivamente. Treno. Spero che il mio treno non sia troppo pesante per la vostra chiatta. Ist okay. Motor chiatta primera classe. Mio marito dire corretto, motore potente. Eppure la distanza che ci separa dal caricatreno non è molta. Che peccato, per qualche metro. Metro trena su chiatta? Ah, no, 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 possibile. No, non ha detto quello. Siete scesi a fare un giro della stazione. È davvero straordinaria, sapete, con tutti quegli uccelli esotici. Mi tu, mia cica, ja, mit sehr plaisir. Noi non muovere. Mio marito male di terra. Denaro. E comunque non è molto onesto approfittarsi della mia situazione. Per solidarietà potreste farmi questo piacere gratuitamente. Gefallen, gefallen, non riempie stomach. Ja, money e stomach, Phil.
Come dice? Mio marito dire bisogno soldi per vivere. $100 no caro, no tanto per signore importante come te. Ma cosa ne sapete? Una signora importante come me. Uff. Va bene. Ora vado, non vorrei disturbarvi oltre. Da Svidania! Allora, andiamo a prendere la bambola nel treno, così gliela portiamo al professore, che quella è sicuramente una cosa da fare. E l'unica cosa è che non sono certo, non mi ricordo dove prendere i soldi, perché almeno Kate non ne ha portati con sé, di questo ne sono sicuro, insomma basta guardare nell'inventario. E però a parte questo, non credo che ne abbia Oscar da darmi, quindi proviamo. Non si può mai sapere, magari c'ha qualche riserva o qualcosa così. Insomma, prima di partire per un viaggio sarebbe utile portarsi dei soldi dietro. A meno che non ho saltato qualcosa, magari torniamo indietro. Ricarichiamo a mano il treno e poi andiamo a prendere. Vediamo prima che c'è da sta parte. Sì, neanche di qua eravamo andati. Laggiù c'è una porta, poi magari ci vado. C'è qualcosa qua a terra? Buongiorno. Ah, infatti. Però parliamo prima di questo tizio. È arrivato il treno, vero? Sì, vengo da Valle di Lena. È un bel po' di tempo che non vedevo un treno. Ci sono studenti sul treno? No, viaggio sola. Ecco, quasi. Mi ricordo che all'inizio dell'autunno gli studenti arrivavano qui in treno da tutto il mondo per studiare zoologia, botanica, paleontologia, tutte queste cose. Sì, questa era un'università importante. E adesso non è più così? Oggi... Ok. Questo sembra il postino che sta all'inizio di Amersham. È da molto che è il capostazione di Barockstadt. Non ho mai fatto altro. Lei è la responsabile di questo treno? No, insomma, non lo so esattamente. Viene ad approfondire le sue conoscenze nella nostra illustre università? Sì e no. Sono sempre alla ricerca di informazioni. Non sembra che lei sappia molto. E il suo treno, là dov'è, darà sicuramente fastidio. Ok. In verità, sono un avvocato incaricato di un'inchiesta un po' particolare. Un'inchiesta? Io non sono che un semplice capostazione, non ho niente da dire. Ok, non si avvale della facoltà di non rispondere. Tutti possono avere un ruolo importante in questa storia. Io non so niente e non ho niente da rimproverarmi. Ok. Non ho mai voluto dire questo. Allora, missione. Ho appena parlato con i rettori, mi hanno chiesto di far uscire il treno dalla stazione quanto prima. Sì, ne ero sicuro. Il regolamento è chiaro e lei deve rispettarlo senza indugiare oltre. Le sconsiglio di avere dei guai con l'amministrazione dell'università. Sì, ne ho già abbastanza adesso. Ma cosa posso fare? Ebbene, spostare il suo treno. Insomma, le ho detto che le molle sono distese. Tutti sembrano pensare che sia colpa mia. Il motore della locomotiva non funziona più, glielo concedo. Ma forse si può fare avanzare il treno lo stesso. Sì, vorrei. È un'idea. Cosa hai in mente? Niente, dicevo così per dire. Oh. Su, signorina, non dovrebbe restare lì. Faccio fatica a concentrarmi sul mio lavoro. Sì, guardare il fiume. Mi sento un po' sperduta qui. Avrei veramente bisogno del suo aiuto. Signorina, per qualsiasi informazione sono a sua disposizione. Ok. Per caso, il nome di Hans Vorarlberg le dice qualcosa? Oh, bella questa, con tutte le persone che sono passate da questa stazione. Ok, treno. A quanto pare i suoi capi non gradiscono la presenza del mio treno nella stazione. Non sono poi tanto indulgenti. Non sono cattivi, davvero. Ma meno a che fare con loro e meglio sto, se capisce quello che intendo. Gli uccelli danno meno problemi. Anche a tenersi al regolamento dà meno problemi. Uccello. Tutti questi uccelli in una stazione. È sorprendente. Beh, effettivamente. Non è una semplice stazione, signorina. Questi uccelli fanno parte della prestigiosa collezione ornitologica dell'Università di Barockstadt. Nel corso degli anni questa voliera ha ospitato le specie più incredibili portate qui da ogni angolo della Terra. Quindi non sono un semplice capostazione. Devo sorvegliare questo piccolo mondo. Non è una faccenda da poco, alla mia parola. Le assicuro che le credo.
Vede, la parte più faticosa è mantenere una sorta di armonia fra tutte le specie. Purtroppo un giorno un esploratore ha portato una coppia di cuculi della Merzon. Non è stata una buona idea? Un'idea deplorevole, direi. Come tutti i cuculi, questo malefico volatile depone le uova nel nido delle altre specie, ma spinge fuori le altre uova che sono nel nido, in modo che solo il suo venga covato. Ah, sì? Effettivamente è un uccello particolare. Ma quindi non dobbiamo scacciarlo. Per impedirlo. Dobbiamo capire come fare. La facoltà dichiarò che si trattava di una specie rara e bisognava lasciarla stare. Solo la nostra aquila meccanica ci consentiva di limitarne il disastro. Avete un automa qui? Una piccola meraviglia montata su rotaie aeree e capace di rastrellare le uova di quegli uccelli scrocconi. Sfortunatamente sono anni che l'aquila non funziona più e io non riesco a prendere le uova da solo. Perché? Ma non ho il coraggio di salire sulla passerella. Un paio di mesi fa sono caduto da lassù e ho urtato malamente la schiena. Adesso mi vengono le vertigini anche solo a guardare in alto. Cazzo, se sei caduto da là sopra, fa male. Certo che deve essere alquanto seccante. Le uova dei cuculi si accumulano nei nidi. I rettori finiranno per accorgersene. Ci saranno gravi problemi in futuro. Che preoccupazione. Ok, denaro. I barcaioli dicono che con la loro chiatta possono fare avanzare un po' il treno, ma mi chiedono dei soldi in cambio. Le sarei riconoscente per la vita se potesse prestarmene un po'. Non ci pensi neppure, signorina, ma che idea bizzarra! Dei soldi a una sconosciuta! Ho bisogno di soldi per far uscire il mio treno dalla sua stazione. Questo perché le arreca fastidio, disturba i suoi uccelli e importuna i suoi capi. Ascolti, signorina, io non sono che un povero funzionario. A ciascuno i suoi problemi. A posto, cioè questo se ne è lavato le mani così... Non la disturberò più, signor capostazione. Benvenuta a Barrockstadt, signorina. Sì, benvenuta. Tirchio. Qua c'è qualcosa, prendiamolo. Un po' più lenta magari la prossima volta. Va bene. Ah, il gancio, ok. Allora, andiamo a vedere. Allora, no, vedi qua. Andiamo a vedere se Oscar ha i soldi. E poi prendiamo la bambola e poi interromperei là magari il gameplay. Così non andare troppo lunghi perché... dai, siamo andati già belli lunghi, siamo già a 22 minuti. Qui. Ogni tanto mi perdo tra le varie location. Ok. Vediamo se c'ho qualche soldo questo. Tutto bene, Oscar? Sì, Kate Walker. Aspetto i suoi ordini. Oscar, i barcaioli accettano di rimorchiare il treno, però vogliono essere pagati. Su questo treno ci sarà una piccola riserva di denaro per le eventuali spese di viaggio. No, non è stata prevista nessuna riserva. Okay. Tuttavia, Kate Walker deve notare che il comfort dei passeggeri è stato curato nei minimi particolari. Sì, va bene. E va bene, che me ne frega. Mi devo arrangiare da sola di nuovo. Va bene, Oscar, quindi io non so dove andare a prendere dopo. I soldi. Va bene, Kate Walker. Per adesso prendiamo soltanto la bambola lì del mammut. E poi nel prossimo episodio gli andremo a portare al professore. Vediamo cosa. Magari ci dai soldi, che ne so. Ok. Perfetto, va bene. Allora ragazzi, io vi saluto qui. E poi magari registrerò subito dopo il prossimo episodio. Quindi vi ringrazio per avermi seguito. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, se state cercando di giocare a questo videogame, iscrivetevi al canale e fatemi sapere, insomma, con un commento, con un mi piace, il vostro apprezzamento. Attivate la campanellina delle notifiche, mi raccomando, e seguiteci su tutti i nostri social, di cui come sempre trovate i link in descrizione, mi raccomando.